Stati. Culturalmente dedica questa puntata all'Avis, è un'associazione che si dedica da tempo ai volontari che donano appunto il sangue ed è un appuntamento al quale culturalmente non rinuncia per nessuna ragione. C'è almeno una volta l'anno in cui cerchiamo di ospitare e di dedicare una puntata di Culturalmente a questo tema ai soci che prestano il loro servizio, il loro tempo e le loro risorse per sensibilizzare alla donazione del sangue. L'Avis è una di queste associazioni che appunto nel nostro territorio si distingue per il numero di iscritti, per le donazioni, per le iniziative che vengono anche portate a termine da parte appunto dei soci e dei volontari. Oggi abbiamo l'onore di avere qui il presidente provinciale dell'Avis, il maestro dottor Felice Matera, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito per essere qui negli studi di Telesveva e ovviamente Felice Matera inaugura anche la stagione delle sezioni provinciali, perché prima di istituire una sezione provinciale dell'ABAT con la sua figura, in realtà non c'è stato nessun precedente. C'erano delle sezioni distaccate. Poi con la nascita appunto della sesta provincia si è creata anche la sezione provinciale Provinciale. dell'Avis, che è stata appunto tenuta a battesimo proprio dallo stesso presidente, da Felice Matera. Allora, il mandato sta per scadere. Il prossimo anno, nel Sì. 2017, si dovrà decidere di eleggere. Sono già 3 anni che è stata istituita la provinciale BAT e ogni 4 anni si rinnovano le cariche. Com'è Se andata questa ecco, esperienza? se Facciamo un possiamo. bilancio. È un'esperienza che mi ha stimolato molto. È stata molto faticosa sinora perché c'erano diversi. Quando sorge una Realtà comunale, nuova. già ci sono dei problemi. Con una provinciale, poi che comprendeva delle comunali che facevano parte a diversi territori, al territorio di Foggia, parliamo di Margherita di Savoia, di San Ferdinando e Trinitapoli, e con le altre comunali, che erano le 5 di Bari. Andria, Barletta, Staccate, sì. Bicelli, Trani e Canosa, poi siamo anche riusciti a istituire un'altra comunale, quella di Spinazzola, dove una ragazza veramente piena di fermento, la dottoressa Di Nardo, ci ha invitato a Spinazzola per sondare proprio questa volontà di questa popolazione che voleva donare. Ci abbiamo impiegato solo un anno per farla istituire, adesso è una comunale a tutti gli effetti, già effettiva e molto, molto Pronta a pronta per, sì, scommettere. molto pronta, sì. Com'è andata l'esperienza? Lì viene fuori da un'esperienza appunto di presidenza Presidente di comunale. un'associazione comunale, l'Avis di Ander, intitolata Nicola Porziotta, un'associazione molto attiva, come ovviamente le sedi delle altre città della sesta provincia, e poi si è cimentato in questa esperienza appunto di coordinamento delle varie sedi. È più difficile gestire un'associazione comunale? Sono diverse le responsabilità? No, no, sì, sono diversi gli impegni a cui assolvere tra una comunale e una provinciale, perché la comunale ha dei problemi diversi, si tratta di avere contatti quotidiani sia con le istituzioni, le relazioni esterne e sia con i donatori. Con la provinciale invece si tratta di coordinare queste comunali per poter poi sempre raggiungere lo stesso obiettivo, che è quella di far aumentare il numero di donatori e quindi la raccolta del sangue, cercare di raggiungere quell'autonomia che in un certo senso noi abbiamo raggiunto in questo periodo. Ecco, anche se non bisogna mai abbassare la guardia, Noi dicevamo sì, prego. specialmente nei periodi estivi in cui la popolazione è un pochino più restia a donare e allora bisogna attuare delle strategie per raggiungere gli Eh sì, obiettivi. parleremo anche dopo delle strategie. Stavamo dicendo poco fa che l'incarico appunto di presidente provinciale Avis sta per concludersi, perché nel 2017 si passerà alle nuove elezioni, e quindi con quali presupposti continua il suo impegno nell'Avis?
Con quello di presidente, di essere riconfermato come presidente o di No, contribuire? io personalmente per portare avanti questo impegno veramente mi sono impegnato tanto perché ho dei problemi familiari che non mi permettono di essere presente, perché ci sono gli impegni familiari che mi tengono lontano da Andria e quindi che È difficile sarebbe la gestire. sede della provincia e quindi molto spesso io sono obbligato a venire qui per le assemblee, per i consigli, per le relazioni esterne, anche perché non abbiamo ancora una sede e stiamo ancora gestendo questa situazione, diciamo un po' peripatetica, ci spostiamo da una comunale all'altro e a questo punto io devo ringraziare il sindaco di Andria che si sta impegnando per darci una sede che dovrebbe essere Quella nella definitiva. sede di Piazza Sant'Agostino, quello stabile che hanno restaurato, ma che al momento non ha avuto ancora l'agibilità. Io spero di liberarmi l'anno prossimo, però al momento io vorrei disimpegnarmi perché mi comporta una fatica a tutti i livelli. Va bene, parliamo delle donazioni che sono il punto cardine intorno al quale poi ruota l'esperienza Avis, sia per un volontario sia anche per chi volesse avvicinarsi a questa realtà. Ha detto prima che le donazioni d'estate diventano un'emergenza perché diminuiscono i donatori. In realtà nel 2015 si è proprio constatata una flessibilità una diminuzione delle Una flessione, donazioni. sì, una flessione più che Andria, c'è stata una flessione non eccessiva, però di una certa consistenza, circa 650 sacche in meno rispetto al 2014. Un po' si può essere chiamato Attribuito. una flessione fisiologica, però ci sono molteplici cause. Innanzitutto il problema dell'accreditamento delle sedi ha determinato anche questa flessione, perché la gente era abituata a donare in centri comodi, come le sedi delle comunali, Attrezzati. e poi dopo invece si sono dovuti adattare alle autemoteche. E quindi se fa troppo caldo o fa troppo freddo, l'autemoteca non è idonea per raccogliere i donatori. E poi molte volte io ritengo che non c'è nemmeno un coordinamento o una disponibilità da parte dei medici di una comunale, di un SIT con un altro SIT, di un centro, perché l'organico dei medici è sempre un pochino sottordinato, nel senso che manca un medico, mancano due infermieri, però fra di loro non è che ci mettano poi tanta forza a risolvere questi problemi, molta disponibilità a risolvere questi problemi, perché basterebbe che, mettiamo il caso, non si trova un'equipe, però c'è la possibilità di prendere un infermiere da un centro di raccolta, un medico dall'altro, e molte volte ci sono queste invidie personali che non permettono di Raggiungere un formare obiettivo superiore, un'equipe e infatti. andare a fare una raccolta. Parlo di questo perché nel momento in cui a Spinazzola non c'era un centro dove fare la raccolta e bisognava andare con l'autemoteca, molte volte la gente era disposta a donare, specialmente nel periodo estivo, e non c'era la possibilità perché mancava l'equipe. L'altro problema è quello relativo all'accreditamento delle sedi, del quale diciamo ho già parlato, però sarebbe anche opportuno fare delle precisazioni e spiegare quello che è successo appunto lo scorso anno, più o meno in questo periodo, quando si rischiava di perdere questo accreditamento, poi c'è stata la deroga da parte della regione. Com'è finita questa storia? Se è Allora, finita le bisognava adeguarsi a quelle che erano le norme europee norme? per avere poi la certificazione del sangue di tutti i derivati. In un primo momento il termine ultimo era il 31 dicembre 2014. Nessuna Avis. sede nella provincia di Bari era disponibile, era accreditata. C'erano due solamente, una a Lecce e una a San Giovanni Rotondo, nella provincia di Lecce, e una a San Giovanni Rotondo. Poi dopo, fortunatamente, c'è stata una proroga al 30 giugno 2015 e allora la regione si è data da fare
e ci sono state molte sedi che si sono accreditate. Qualcuna non ce l'ha fatta, però in seguito, nel mese di settembre, nel mese di ottobre, io parlo ad esempio della mia provincia, non erano rimaste dopo il 30 giugno due sedi che non erano accreditate, Trinitapoli e San Ferdinando. Poi con i decisori politici che hanno messo un pochino di buona volontà, siamo riusciti ad accreditare anche a nostre spese la sede di San Ferdinando. Ancora oggi rimane non accreditata la Quella di sede di Trinità. Trinitapoli perché i decisori politici Una città. di Trinitapoli e i decisori locali della ASL non si mettono d'accordo e si rimpallano il pallino e i donatori stanno lì che non possono Quindi i donare. donatori potenziali di Trinitapoli sono Si ovviamente, trovano in sarebbero difficoltà, maggiori, sì, in esatto. difficoltà potrebbero donare più Donare di più, sangue e quindi certo. risolvere quelle carenze che si stanno manifestando proprio in questo periodo. In questo periodo abbiamo difficoltà nella raccolta del sangue e nel poter dare agli ospedali, specialmente i grandi ospedali come il Perrino di Policlinico. Brindisi, il Policlinico di Bari, che sono in un momento di carenza. Quali sono le strategie che utilizzate anche per migliorare e aumentare il numero dei donatori? Il nostro obiettivo è soprattutto quello di fidelizzare il donatore, perché il donatore che si alterna sempre nella donazione è quello che ci dà più sicurezza nel sangue. Chi dona di più sappiamo benissimo che ha uno stile di vita più sicuro, dona del sangue che è più certificato. Le strategie possono essere molte. Con i giovani si va nella sfera sportiva, organizzando tornei oppure Ma anche il fatto stesso di incontri. entrare nelle scuole, di esonerarli dal Sì. servizio didattico. Più che no, andiamo con il medico lì Sì, e questo è nella facciamo fase proprio iniziale. una profilassi con i ragazzi, suggeriamo lo stile di vita, parliamo della droga, delle malattie venere e quindi poi ai ragazzi si dà la possibilità di partecipare a dei concorsi, come ad esempio delle borse di studio. Andria Barletta, Trani usano proprio questa strategia, quella di donare delle borse di studio che sarebbero poi 15 Dei premi. giorni a Malta, nell'English Center per imparare la lingua inglese, è tutto spesato. Beh, però Poi, anche la strategia, il fatto di doverli esonerare dalla lezione, dall'elezione ma è un è un giorno solo, incentivo, sì, è un giorno è un sicuramente, però è giorno un solamente. incentivo ulteriore Non che dovrebbe non dovrebbe, questo essere sì, quello lì, però non sì. dovrebbe essere Però spesso quello. molti ragazzi sono anche spinti, ecco, Sì, da ecco, questo non e dovrebbe non essere quello dovrebbe, là, però però nella loro sì. coscienza incide anche questo aspetto. Certo. Nel totale, quando si fa la somma, questo aspetto comunque va tenuto presente, per quanto magari possa non essere, Il problema è del che tutto educativo. molte volte noi troviamo tanti ragazzi che vengono a donare e poi l'anno successivo questi ragazzi, un po' perché vanno fuori a donare, un po' perché poi Per altre trovano lavoro ragioni, sempre sempre fuori, fuori. noi li perdiamo, rimane solamente il 20% di quei ragazzi che riusciamo ad avvicinare alla donazione. E quindi noi poi cerchiamo di fidelizzarli, questi ragazzi, con tante attività, anche con delle semplici campagne che potrebbero essere quelle del gelato che noi facciamo durante l'estate. L'estate. Se noi immaginiamo prima della strategia, della campagna di incentivazione con il gelato di tanti anni fa, nel mese di luglio ed agosto si raccoglievano 80 sacchi di sangue. Faccio l'esempio di Andria perché Andria lo conosco meglio come territorio e poi sono stato io Presidente personalmente comunale. a fare queste campagne. Siamo arrivati che 2 o 3 anni fa si raccoglievano 650 sacchi di sangue nel periodo estivo. E quindi È un buon è un buon risultato. risultato, sì. Poi con l'autoemoteca avete anche girato altri ambienti Sì, le scuole, le extrascolastici, esatto. parrocchie, anche Anche gli enti le varie comunali. associazioni, sì. Cioè, quella è la giornata mondiale della donazione, è una tappa fissa il 14 giugno, quella di andare giù al palazzo di Comunale. città e invitare il sindaco come prima persona a donare. E tutti gli anni sistematicamente, considerando che il sindaco
non l'aveva mai fatto precedentemente, lui è È stato un l'esempio per tutti successo. quanti i cittadini. Qua devo dare atto, è una persona squisita. E quindi anche poi i dirigenti comunali seguono il loro esempio, il suo esempio. E poi anche le associazioni, una volta abbiamo fatto un motoraduno con la donazione del sangue, poi l'abbiamo fatto anche durante il mercato del lunedì, il Settimanale. mercato settimanale, e lì i venditori ambulanti si sono avvicinati e hanno donato prima di andare a vendere A la loro lavorare. merce. Insomma, queste strategie le studiamo in tutti i modi per avvicinare La i Sesta donatori. Provincia è una realtà che si affaccia geograficamente, diciamo, sia sulle zone, sulle località costiere che nell'entroterra. C'è una diversità di modo di concepire questo tipo di cultura, cioè quella della donazione. Si nota una propensione maggiore da parte di queste persone oppure è No, no, io non vedo questa indifferente? Cioè, differenza, no, qua si tratta soprattutto il di consiglio di sensibilità. quella comunale che deve stimolare con numerose attività, e oggi se ne fanno tante, da quelle culturali a quelle sportive, a quelle musicali, ne abbiamo fatta una in Andria, l'abbiamo ripetuta a Barletta, ne abbiamo fatto una bellissima, la Notte Rossa a Biceglie, rossa perché ricorda Il colore il del colore del sangue. sangue, veramente bella e ben riuscita, dove hanno partecipato migliaia di persone. Incuriosisce anche il modo di avvicinarsi e di donare da parte appunto dei cittadini di città come Spinazzola o Minervino. Ci ha detto prima che è stata proprio una referente del posto a invitarvi in queste città che sono ovviamente più distanti da noi, da tutto il territorio della Sesta Provincia, per sondare questa cultura, questo avvicinamento proprio all'Avis. Che tipo di risposta avete ricevuto? Una Sono bellissima tanti. risposta, perché questa gente, proprio perché vive in un contesto lontano da questi centri dove si raccoglie, c'è questa volontà proprio di donare. Io mi sono trovato a presenziare alla prima assemblea comunale di Spinazzola. Le nostre assemblee, sì, sono abbastanza frequentate. C'era un centinaio di persone, considerando che noi quest'anno, come primo anno, abbiamo raccolto meno di 100 sacche di sangue, perché non c'era la possibilità di donare, perché ogni volta che viene l'autemoteca non si può andare oltre le 40-45 donazioni, e molte volte siamo Siete stati costretti costretti a ad dire alle invitare. persone che dovevano ritornare per poter donare. Però problemi logistici, problemi di carenza di personale a cui ho accennato prima, non ci permette di crescere come numero. C'è stata anche la consueta assemblea provinciale, che ovviamente riunisce un po' Quest'anno tutti i rappresentanti. è stata fatta in Andria, nel salone del Museo Diocesano, nell'ex Casa Braccianti, giù a Fravina per dirla come. Mi va di ringraziare Don Gianni Agresti per averci concesso questa bella location, a cui hanno partecipato più di 80 delegati provenienti da tutta la provincia. È stata anche presenziata dal dottor Ruggero Fiori, che è il presidente regionale. Questa è un'occasione nella quale ovviamente vi confrontate Certo, tutte sì, le analizziamo tutto il lavoro fatto. La mia relazione è stata proprio realtà. quella di analizzare tutto il lavoro svolto nel 2015 e trovare le strategie per poter crescere sia come donatori che come donazioni, come numero di sacche donate. L'impegno delle istituzioni è l'ultima domanda che le faccio perché possano appunto sentirsi partecipi alla realtà dell'Avis in tutte le città, perché qui stiamo parlando ovviamente dell'Avis a livello provinciale. Lei ha parlato del sindaco di Andria poco fa, ha detto che è un esempio appunto di persona che si avvicina a questa realtà e che dona prima di tutto. Avete riscontrato al di là di questo la partecipazione di Sì, altre devo autorità? anche congratularmi con il dirigente generale dell'ASL BAT, il dottor Ottavio Narracci, che è sempre disponibile
perché poi fra l'altro lui è un avvicino doc e quindi quando sente Avis, non so, almeno Rimane. per quanto riguarda l'Avis, lui è disponibilissimo con noi e ha cercato in tutti i modi di facilitare l'accreditamento di Margherita di Savoia, di San San Ferdinando, che ho detto Ferdinando. prima, ha cercato anche di risolvere il problema di Trinitapoli. Io trovo un po' qualche medico freddo. Potrei fare anche dei nomi, preferisco non farli. Molte volte l'atteggiamento dei medici fa molto nei confronti del donatore. Il donatore si sente protetto quando trova il medico che è disponibile, che coccola il donatore. Qualche volta troviamo anche il medico che vuole sbrigarsi presto nella donazione come se fosse un Un atto semplice prelievo. meccanico. Ecco, considerando che poi quella porta che viene attraversata per entrare nell'ospedale, il più delle volte è attraversata da persone che vanno a chiedere. Qualche volta sono i donatori che attraversano Portano quella una porta salvezza, per donare. infatti. E molte volte non vengono trattati bene. Io vorrei fare Allora, un invito proprio a questi medici, esatto, noi. a quei medici trasfusionisti, cioè non deve essere freddo nei confronti del donatore, perché il donatore se viene tranquillizzato, fidelizzato, ritorna facilmente e quindi altro che autonomia, potremmo benissimo dare il sangue ad altri ospedali. Va bene, non abbiamo la pretesa ovviamente di fare un'intervista ad un medico perché appunto si occupa di altro nella vita, però è semplicissimo ricordare chi ci sta ascoltando, chi può donare e come può donare e con questo concludiamo. Possono donare tutte le persone che hanno raggiunto la La maggiore età, maggiore che età. siano in buona salute, che abbiano un peso superiore ai 50 kg e poi che in quel periodo non hanno problemi di salute. Particolari di salute. Giriamo, accogliamo ovviamente l'appello che ha fatto soprattutto i medici perché mi sembra un importante messaggio da lanciare. Lo rivolgiamo ai medici in generale che si occupano appunto di trasfusioni con la speranza di invitarvi nuovamente qui in studio per parlare di numeri molto più alti relativi alla donazione. Grazie al dottor Felice Matera, grazie a tutti i soci dell'Avis, ai referenti. Grazie a voi e alla vostra emittente che è sempre disponibile nei nostri confronti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Culturalmente torno il prossimo giovedì con un altro approfondimento. Arrivederci.